si intitola Controventi e maree, ed è il libro dell'ex primo ministro italiano Enrico Letta, presentato nei giorni scorsi nelle vecchie segherie Mastro Totaro di Biceglie, di cui è stato ospite. Dirigente della Scuola di Affari Istituzionali di Parigi da quando ha lasciato la politica, Letta, europeista convinto, ha scritto questo libro all'alba della Brexit e dell'elezione di Trump. L'Europa non è guidata per il meglio, dice Letta, ma non si può rinunciare ad essa. L'Europa è fondamentale, ci vuole, ma siamo tutti consapevoli che oggi non è guidata per il meglio e non è nella condizione di dare le risposte migliori. Però allo stesso tempo dobbiamo dire a tutti, guardate, senza Europa poi alla fine saranno gli cinesi e gli americani a decidere, quindi c'è bisogno di un'Europa più calda, che risponda ai problemi essenziali, l'educazione, i problemi della disoccupazione, i problemi dello sviluppo, e noi italiani dobbiamo fare la nostra parte, la facciamo. Abbiamo un grande italiano alla guida di una delle più importanti istituzioni comunitarie, che è Mario Draghi, che ha salvato l'euro, l'Europa e l'Italia, ma dobbiamo farlo con questo spirito, quindi il mio ragionamento è un ragionamento pro-europeo, ma allo stesso tempo di cercare di metterci più calore in questa Europa che non sia vista come lo strumento freddo della globalizzazione. Guardando alle elezioni politiche che tra pochi mesi riguarderanno il nostro paese, Letta non si sbilancia su chi possa essere l'interprete migliore dell'azione di cambiamento che l'Europa deve subire per essere più vicina ai cittadini, ma è sicuro che questa azione possa essere intrapresa proprio dall'Italia. Ecco, le chiedevo chi, perché si avvicinano le elezioni, insomma, c'è da capire chi potrà essere interprete di questo che comunque è un sentimento diffuso. Sì, lo è, io guardo anch'io da spettatore, sono cittadino, nel senso che ho lasciato la politica, oggi faccio un altro mestiere, lavoro con gli studenti, per me c'è bisogno di un grandissimo lavoro educativo, che è la cosa poi alla fine probabilmente principale, ma allo stesso tempo spero, ecco, venendo al nostro paese, che l'Italia non viva una campagna elettorale fatta tutta di fango, gossip, ma cerchi di affrontare le questioni chiave, che poi alla fine sono le questioni legate allo sviluppo, all'occupazione, le questioni legate a come riusciamo ad affrontare e a risolvere la grandissima crisi dei migranti, che continua a essere complessa per il nostro paese, per il nostro continente, insomma, che sia una campagna elettorale di cose concrete e non solo di gossip. Io difendo